c'era una dimensione che era un po' a metà tra la bottega dell'artigiano e l'azienda, no? E l'industria, l'azienda ceramica. E questa peculiarità che abbiamo voluto salvare, cioè non c'è un'altra bottega dove trovi quelle cose, dove trovi la cantina con tutti quei sacchi, dove trovi quel muro enorme dedicato agli altorilievi che erano diventati, ogni anno c'era un altorilievo, quindi non era una cosa episodica. Ecco, lì ci sono era una tale unicità trovarsi di fronte a questa bottega che il nostro primo pensiero è stato quello di tramandarla, in qualche modo conservarla. Dunque, io credo che intanto la ceramica abbia fatto gran parte della storia dell'uomo, ma direi che negli ultimi anni, direi negli ultimi 15-20 anni, la ceramica sta prendendo una posizione culturale nel mondo, soprattutto in Giappone, in Europa e direi molto anche negli Stati Uniti, soprattutto nella zona della California. La ceramica sta bruciando proprio le tappe culturali e anche del collezionismo pubblico e privato. Perciò occupa un grande spazio nell'arte contemporanea. Io penso che stia occupando un grande spazio, ma lo occuperà ancora di più nel prossimo futuro. Grazie infinite a Carlo Zauli. Dopo un momento aureo di grande successo, che è stata l'inaugurazione del museo, ci rendemmo conto che c'era bisogno di trovare un nuovo progetto, e non solo un nuovo progetto, anche quasi una ragione di vita, cioè perché deve esistere un museo Carlo Zauli al di là della presenza delle opere di Zauli. La risposta a questa domanda ce l'aveva già data in parte Zauli stesso, e diceva che voleva creare un centro culturale aperto alla contemporaneità. Bisogna stare nel contemporaneo, diceva sempre lui. Allora, in questo scenario di pensieri, al parcheggio che c'è in Piazza San Francesco vicino al Museo Zauli, un giorno incontro Viola Emaldi, curatrice storica dell'arte, e mi dice: ma invitiamo un artista, facciamogli produrre un'opera come accade nella meravigliosa bottega Gatti. Allora, la nostra peculiarità era stata, per non volere naturalmente copiare un'esperienza prettamente produttiva come quella delle botteghe, aggiungere a questa esperienza di produzione, di realizzazione di un'opera, diciamo, una dimensione formativa e didattica. Ecco che quindi abbiamo seguito questa linea, cioè siamo diventati un luogo, il primo luogo al mondo in cui una residenza d'artista per la ceramica era dedicata ad artisti che non avevano utilizzato la ceramica, artisti molto forti dal punto di vista concettuale che avevano delle curiosità. Credo che il ruolo fondamentale in questo caso del curatore sia proprio, anzi, l'elemento fondamentale sia proprio la scelta dell'artista. Quindi questa è una cosa che determina poi anche molte volte la riuscita. Devo anche aggiungere che gli artisti che vengono in residenza abbiamo tutti un grande rapporto, una grande sintonia perché l'impegno è massimo. Cioè, questi artisti non conoscono esattamente tutto il procedimento ceramico, per cui sono anche loro molto impegnati nel capire tutti i processi di cambiamento della materia. L'artista molte volte arriva, rimane, ritorna in una seconda situazione, vede come sta procedendo il lavoro. Quindi c'è, come dire, un lavoro a tappe che viene fatto, che è consentito dalla residenza. La residenza poi implica anche il fatto che un artista non lavora, diciamo, isolato, ma ha una dimensione comunicativa, appunto con gli studenti che fanno i workshop, con Aida, con la direzione.
La mia storia lavorativa è iniziata nel 78, proprio gennaio del 78, nello studio di Carlo Zauli. Ho fatto esperienza in una maniera completa, dal design delle piastrelle fino ad arrivare appunto agli stampi, le stampature, la modellazione, la plastica di situazioni appunto informali, come erano le sue vibrazioni, le sue onde, ma anche diciamo del figurativo. Così quando ho affrontato il discorso con gli artisti, che Matteo Zauli un giorno mi chiamò dicendo: guarda, ho bisogno della tua esperienza, devo realizzare con degli artisti delle opere, faccio fatica a realizzarle come loro vogliono. Io mi sono precipitata da lui e così abbiamo iniziato questo lavoro. E la cosa bella proprio di questo lavoro con gli artisti è che ogni volta cambia, si trasforma, perché ogni artista ha le sue esigenze. Così io in qualche modo mi devo annientare per quello che è, e qui la parte difficile, quello che è il mio gusto, il mio voler fare, il mio essere interiore, per poter dedicare a loro la mia esperienza, il mio sapere. Si instaura subito tra me e loro un rapporto intimo. Perché quando si lavora sulla scultura dell'artista, l'opera diventa come una loro creatura. E questa intimità si crea appunto nel dialogo. Mentre lavoriamo, l'artista esce per quello che è la sua vita, il suo essere, le sue sensibilità, la sua problematica, i suoi momenti difficili, ma i suoi momenti belli. E questa cosa, diciamo, si fonde con me. Negli anni 90 gli artisti erano fortemente improntati a una linea concettuale, cioè molto vicini all'idea del ready-made, dell'installazione, della concettualità, eccetera. E devo dire che il gusto per il materiale prezioso, ricco, per la ceramica, per tanto il vetro di Murano e via dicendo, era qualcosa in quel momento di impensabile, proprio al contrario di quello che più o meno succedeva. Pian pianino c'è stato un avvicinarsi invece a un nuovo approccio proprio ai materiali che sono rientrati quindi nel fare arte, integrandosi poi a quelli che sono chiamati mezzi freddi, cioè l'utilizzo del ready made, dell'installazione e via dicendo. E in quel momento devo dire che secondo me il Museo Zauli ha giocato un ruolo interessante, importante. Anche qui abbiamo visto un'evoluzione di idea stessa dell'arte. Ciò che legava tutto era soltanto la materia. Poi piano piano invece, quando ci siamo resi conto che il linguaggio di Zauli era via via più vicino alle istanze dell'arte, proprio per questa sensibilità che diciamo diventava sempre maggiore di armonia tra uomo e natura, con il mondo naturale, questa attenzione sempre più grande all'aspetto ambientale del nostro mondo, ecco che abbiamo cominciato a pensare di creare dei paralleli e provare a creare dei punti di contatto. Con Zauli padre c'era una grande conoscenza tecnica a cui poi si aggiungeva tutta la contemporaneità dell'artista Zauli, diciamo. Qui invece l'artista viene con un'idea, pian pianino la realizza. Però nel corso del tempo gli artisti che sono venuti poi si sono, sono rimasti affascinati da tutta questa tecnica, questa lavorazione, hanno continuato quindi su questa strada. E mi sembra che anche gli ultimi artisti che sono venuti poi siano sempre più disposti a allontanarsi da queste forme che sono vicine all'idea del ready-made per diventare qualcosa di più vicino proprio al materiale stesso, alla specificità del materiale stesso. Quando parliamo di scultura ceramica, non è facile.
Perché noi abbiamo così l'idea che l'argilla da un grumo si trasforma in opere bellissime, ma in realtà l'argilla fa quello che gli pare. E più di una volta, quando io lavoro con questo materiale fantastico, ogni volta che devo aprire il forno, per me è sempre un momento difficilissimo. Alla notte non ci dormo, nonostante tutta la mia esperienza. Perché purtroppo ti può creare degli imprevisti, delle situazioni inaspettate. Così insieme all'artista parliamo subito di questo e insieme a lui cerchiamo la soluzione migliore per realizzare le sue forme. E ogni volta si usa innanzitutto un'argilla particolare adatta a quell'artista, a seconda della realizzazione del pezzo che deve fare. Poi lo smalto, la tecnica, ci sono mille tecniche, a volte alcune tecniche me le sono inventata per l'occorrenza, ma la cosa bellissima è che la persona che ho di fronte, a volte giovane, a volte no, anche già con dell'esperienza di anni di lavoro, si fida subito di me. Noi ci aspettiamo di andare avanti sempre di più su queste serie di relazioni dialettiche, intendo la parola dialettica in un senso più ampio possibile, cioè ci piacerebbe sempre di più trovare delle linee di contatto tra il lavoro di Zauli e il lavoro degli artisti contemporanei, proprio perché la nostra urgenza, quasi direi, principale è quella di rendere Zauli sempre contemporaneo, di renderlo vivo.